Crotone-Napoli il 23 ottobre, a Crotone allo stadio Ezzuscida. L'inizio del Crotone nel suo stadio. I commenti sulla partita. Penso che comunque il Crotone abbia non meritato la partita, il risultato è più che giusto, il Napoli in 10, il Crotone non è riuscito comunque a creare azioni da rete, anche se il Napoli in 10, sappiamo la forza del Napoli, il campionato è difficile, ma comunque sul 2-1 non ci abbiamo creduto perché abbiamo avuto palle gol con Simi, con Tonev che prende il palo e tutte le altre azioni. Salzano, centrocampista ottimo, però secondo me non da Serie A, perché comunque la Serie A la meritano giocatori che hanno fatto la Serie A, come Paladino, Clayton e altri. Se tu mi porti giocatori che hanno giocato in Serie B, in Serie C, non penso che in Serie A possano dare il loro valore. Cosa manca a questa squadra? Manca il centrocampo, la cosa più importante. Il centrocampo spezza tra la difesa e l'attacco. Se manca il centrocampo manca la squadra. Meno male che abbiamo Cordaz che ne ha presi due, ieri ne ha salvati 10. Se non c'era Cordaz? Si impegna come squadra, ma non riesce ad arrivare con la stessa grinta e la cattiveria con cui giocano tutte le altre squadre di Serie A. Ci sono stati degli errori secondo te? Un bel po', oltre che il centrocampo quasi non si faceva vedere, per lo più ci sono stati giocatori come per esempio Simi che si è divorato il gol davanti alla porta, cioè sono azioni che proprio pure in Serie A ma come in Serie B sono, cioè, azioni che non devono proprio esserci, gol certi. Stojan secondo me è giocato bene, è stato molto leale sportivo. Ha fatto una bella partita. E Palladino, secondo me, ha giocato bene. Palladino sì, Falcinelli non tanto. Si è dato da fare. Sì, si è dato da fare, ma non penso che abbia dato una performance di grandi livelli. E per finire, come si dice? Forza Crotone. Allora, secondo me il Crotone in quella partita non c'era molto, perché il Napoli ha giocato dal 30° minuto in 10. E per un momento eravamo tutti entusiasmati perché Palladino aveva sfiorato il gol. Passaggio in mezzo teso, tiro di Palladino, parata di Reina sul primo palo, dai. E anche quello di Ferrari, veramente, che ha fatto un fallo su... Reina non era proprio un errore, dai, su Gabbiadini. E Gabbiadini si è alzato da cane arrabbiato e ha scalciato contro Ferrari e è stato espulso con rosso diretto. Com'è stato il Napoli? Secondo me non ha giocato molto seriamente, come avrebbe giocato magari contro una squadra come Milan, Inter, Juventus. Però comunque la grinta c'è sempre. Crotone-Napoli, partiamo dal secondo tempo. Sì, ho visto un secondo tempo in cui il Crotone si è ripreso molto rispetto al primo tempo. Secondo me la squadra ha avuto un po' di grinta in più, anche se il Napoli dopo l'espulsione si è chiuso dietro e quindi noi abbiamo avuto più spazi per ripartire. Anche se la vera concretezza è che abbiamo fatto un gol verso i minuti finali, quindi non abbiamo avuto molte occasioni per poter pareggiare. Il Napoli secondo me non meritava così tanto di vincere, potremmo aver potuto pareggiare benissimo, quindi è un peccato questa sconfitta. Stojan poteva essere una mossa che poteva risolvere la partita, invece è entrato tiepido, non è riuscito a dare quello che tutti si aspettavano da lui e quindi pessima prestazione. Cosa manca alla squadra oltre la grinta? C'è secondo te forse di paura di incontrare queste squadre blasonate della Serie A? Sì, c'è sempre l'emozione e la paura, ma ormai devono farci l'abitudine perché siamo già alla nona giornata, quindi mo dobbiamo pensare a salvarci. Alla squadra manca soprattutto, come ho detto prima, la grinta e un condottiero che possa dare il comando e possa aiutare la squadra a giocare meglio. Sei contento di essere tornato alla Ezzuscida? Sì, sono contento, anche se speravo in un risultato migliore. E per finire, come si dice? Ma il cielo è sempre... Forza Crotone! Ma il cielo è sempre più blu. Allora, secondo me il Crotone non ha fatto una brutta partita, anche perché bisogna considerare anche il livello della squadra che stavamo affrontando, che è una squadra che gioca in Champions e che l'anno scorso è arrivata seconda solo dopo la Juve. Però allo stesso tempo diciamo che secondo me quello che manca ed è sbagliato è l'approccio, perché il Crotone a inizio partita, cioè il Napoli non ha giocato secondo me benissimo, siamo stati noi a regalargli due gol perché abbiamo fatto troppi errori, troppe insicurezze, quindi secondo me la squadra, diciamo,
con qualche miglioramento c'è, quello che bisogna migliorare è soprattutto il carattere. Chi ha giocato meglio tra i nostri giocatori e chi ha giocato peggio? Allora, secondo me i migliori in campo sono stati Palladino, nel primo tempo ha fatto molto, Rossi che è stato anche l'autore del gol, Kordaz e Stojan sono stati gli unici quattro che hanno dato qualche spiraglio di buon calcio. Chi ha giocato meglio nel Napoli e chi ha giocato peggio? Nel Napoli secondo me, vabbè, Callejon ha fatto una buona partita, anche Mertens e Reina bene o male ha fatto un solo intervento vero e proprio, però ha fatto un buon intervento su Falcinelli, che quindi secondo me ha giocato molto bene. I peggiori, beh, Gabbiadini di sicuro non ha fatto una buona partita e diciamo che solo lui, altri non me ne vengono in mente. I tifosi del Crotone hanno applaudito Hamsik, lui ha risposto applaudendo la tifoseria. Sì, allora diciamo che questo è stato un bel gesto, perché diciamo che una cosa positiva di tutto l'ambiente c'è, perché c'è stata, se vi ricordate anche a Crotone Roma, a Roma Crotone, è stato applaudito Totti quando è andato a battere il calcio d'angolo, quindi almeno diciamo che la tifoseria del Crotone riconosce i grandi giocatori e diciamo li premia per essere qui. E per finire, come si dice? Ma il cielo è sempre più blu, forse Crotone. Perfetto. Allora, il primo tempo del Crotone è stato affrontato in modo negativo sotto il profilo psicologico, non c'è stato un buon approccio, infatti il Napoli è riuscito a chiudere al primo tempo la partita sul 2-0. E il secondo tempo, rispetto al primo tempo, la squadra ha reagito e infatti ci sono state delle buone occasioni. Secondo la mia personale opinione, i giocatori migliori del Crotone sono stati Alejandro Rossi, Stojan, che ha dato un po' di vivacità al gioco. Medesima cosa dicasi anche per Simi, peccato per il gol che si è divorato in una azione. Per quanto riguarda il Napoli invece, i giocatori migliori sono stati gli autori dei gol, Maksimovic, che è l'autore del secondo gol, e l'autore del primo gol, Callejon, su leggera deviazione di Gianmarco Ferrari. E peccato perché Capezzi mi è sembrato in gran forma, però poteva dare di più. Io voglio criticare un giocatore al centrocampo che secondo me potrebbe dare di più e che dall'inizio del campionato che non sta contribuendo come nella precedente stagione, è Salzano, che potrebbe fare di più. Secondo me a centrocampo dovrebbe dare di più. Il Crotone non mi è piaciuto sotto il profilo del gioco, una squadra che ha subito il gioco del Napoli e che ha avuto una reazione nel secondo tempo. Io, il pubblico, mi aspettavo una carica maggiore da parte dell'uscita, essendo la prima partita in casa, e così non è stata. Ci sono state troppe critiche nei confronti dell'allenatore che non le ritengo così corrette. E io ritengo che i tifosi debbano incitare la squadra. Adesso speriamo di prendere i tre punti già alla partita con la Fiorentina. Non sono ammessi alibi, giustificazioni, e speriamo che dal mercoledì si possa incominciare a vincere e a regalare la prima vittoria che è attesa da parecchio tempo. E per finire, come si dice? Forza Crotone, non molliamo. E sosteniamo sempre lo squalo anche in questi momenti di difficoltà, soprattutto.